Ecco, volevo fare una premessa prima di entrare nel merito di questa lezione, nel senso che anche stasera io farò come mio solito, nel senso che attingerò moltissimo a opere letterarie. È un mio modo di fare sociologia, quello di ricercare, come dire, nella letteratura. Non solo, come dire, degli esempi, ma delle risposte a una serie di domande che tutti quanti ci facciamo e che i romanzieri a volte, come dire, non solo anticipano l'intuizione di fenomeni sociali, ma anticipano anche risposte che poi magari le scienze sociali più tardi riescono, come dire, a dare. Allora, parlerò delle forme e dei possibili modi dell'essere noi, concentrandomi sul segreto e anche sulle varie forme che il segreto può assumere nelle varie forme e modi di essere insieme. Quindi voglio iniziare ponendo una domanda, che forse è la domanda che sottostà a tutto il tema del festival di quest'anno. Cioè, quello che cos'è che tiene insieme gli individui? Perché siamo sempre comunque attratti dal formare dei noi? A questa domanda, nel corso, come dire, della storia, sono state date varie risposte. C'è chi ha fondato questa pulsione, questo desiderio, questa necessità dell'essere con l'altro in una istanza di tipo naturale, no? Cioè fa proprio parte della natura dell'uomo. Chi invece vi ha trovato una ragione ontologica, chi una ragione psicologica, chi una ragione etica e così via. Sta di fatto però, ecco, che tutti noi siamo sempre attraversati da questa profonda ambivalenza del desiderio di essere con e per l'altro e nello stesso tempo il desiderio di essere per sé, cioè di affermare la propria individualità. Quindi fra il desiderio di affermare e sentirsi parte di un noi e l'affermazione di un sé come io. Questa ambivalenza assume tante forme quante appunto sono le forme del noi. Allora cominciamo a vedere quando noi diciamo noi, che cos'è che diciamo? Noi diciamo noi sia quando ci riferiamo alle piccolissime, no? E più intime forme di comunità, quella della coppia, quella del noi della madre e del bambino, il noi degli innamorati, il noi degli amanti, il noi della famiglia, ma anche quello che nella vita quotidiana noi diciamo noi, quelli che abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo creduto, abbiamo lottato. Il noi delle formazioni politiche, quindi il noi delle formazioni sportive, sino arrivare, come dire, ai noi più larghi, che sono il noi della patria o il noi degli appartenenti ad una stessa credo religioso. Ecco, per tutti questi noi, sia quelli, diciamo, basati sul sangue, e quindi quelli basati sui legami di parentela, sia quelli che ci vengono ascritti o tramandati ed ereditati, come per esempio per far parte di una nazione, ma sia quelli che invece vengono poi costruiti nella vita di ognuno affettivamente, culturalmente, c'è sempre un universo simbolico di riferimento, un vocabolario comune, un sapere esperienziale condiviso. Non a caso nella vita quotidiana diciamo, noi diciamo così, noi facciamo così, a casa nostra si faceva. Ecco, sono tutte espressioni di senso comune che rimandano appunto ad un mondo esperienziale condiviso, ad una memoria comune e ad un senso comune riconosciuto che si basa appunto su valori condivisi. Ecco, tutto questo mondo in comune e comune fonda il noi e lo riproduce tutte le volte che si fa riferimento ad esso, cioè tutte le volte che noi, per esempio, diciamo noi facciamo così, noi pensiamo così, riproduciamo questo noi. Allora, questa riproduzione, riproduzione continua e infinita del noi costituisce nel tempo un patrimonio di traduzioni che assumono la valenza della sacralità. Quando diciamo noi abbiamo sempre fatto così, c'è un'aura di sacralità, perché
mista a segretezza. E qui cominciamo, come dire, già a nominare un possibile ruolo del segreto. La segretezza che circonda sempre tutto ciò che è sacro. Le origini del perché, del come, le origini soggettive di quella istanza che si è fatta poi norma, noi facciamo così, restano misteriose e segrete. E forse anche per questo la norma diventa, come dire, più difficile da essere trasgredita, fino a diventare spesso stringente e ineludibile. Quindi il noi è una forma di distinzione che unisce alcuni e separa da altri. Ogni forma del noi è sempre rafforzata appunto da gesti, linguaggi, espressioni simboliche, da cui sono esclusi tutti quanti che di quel noi non ne fanno parte. E viene nutrita da rituali, che possono essere le celebrazioni degli anniversari di date significative, e questo di nuovo vale sia per il noi della coppia, gli anniversari dei coniugi, ma vale anche per i riti della memoria, per appunto i grossi aggregati come le nazioni, gli stati e così via, e viene nutrita da sia questi rituali, ma anche da prodotti culturali che sono le storie, i film, le narrazioni, gli inni, i simboli, le bandiere, i monumenti, le parate, anche un certo modo di vestire, fa parte di una ritualità. Quindi si conferma l'appartenenza al noi reiterando abitudini, riti, relazioni e, cosa forse ancora più importante, facendo vita di comunità. Chi si pone ai margini di questi riti, soprattutto dei riti della vita quotidiana, finisce col cadere fuori dal noi. Noi quindi è qualcosa che si tramanda, si eredita, ma al tempo stesso va reiterato con forme di socievolezza e ritualità. E qui voglio raccontarvi un episodio, diciamo, non letterario, ma un episodio storico. Quando i tedeschi occuparono Copenaghen, per un breve periodo hanno occupato anche Copenaghen, avevano programmato per una certa data, esattamente il 1 ottobre del 1943, una retata di tutti gli ebrei che risiedevano a Copenaghen. Per fortuna le autorità danesi, ma anche molti cittadini, riuscirono durante la notte ad avvertire in tempo molti e la gran parte della comunità ebraica, mettendo così in salvo circa 7.000 ebrei. Bene, non fu però possibile rintracciare 200 famiglie, quelle che poi appunto furono prese e deportate dai tedeschi. Chi erano queste 200 famiglie? Erano quelle che da molto tempo, avevano perso ogni rapporto con il resto della comunità e dei suoi riti. Queste famiglie si erano poste fuori dal noi di quella comunità, pur appartenendovi naturalmente, fra virgolette, perché facevano parte, no? della comunità ebraica. E quindi avevano finito per essere dimenticati. Nessuno si ricordava di loro ed è per questo che non riuscirono ad avvertirli. Questo perché racconto questo episodio? Perché mi sembra, come dire, molto indicativo del fatto che i riti della socievolezza, da quelli ufficiali e collettivi a quelli della vita quotidiana, sono necessari alla conservazione e riproduzione di un noi. Sono momenti ed azioni molto significativi perché testimoniano simbolicamente, e quello che è ancora più importante, in pubblico, la volontà e la conferma di adesione di ciascuno al gruppo. Partecipare ai riti quotidiani, a quelli solenni, esplicitamente celebrativi, significa ribadire l'appartenenza, un proclamare ci sono anch'io. Quindi anche ogni noi è soprattutto una comunità del sentire, di sentimenti, dove ad essere condivisa è innanzitutto, prima delle norme, è la cultura emozionale con le sue regole emozionali. Ogni comunità si riconosce infatti in un linguaggio emozionale e le forme espressive delle emozioni che sono tutte proprie di quella comunità. Ad esempio, in ogni comunità, ogni noi sa cosa vada ritenuto commovente, pauroso, temibile, comico e sa perfettamente quali sono le modalità con cui è consentito esprimere questa emozione. Tant'è che quando un individuo, un singolo, si comporta emozionalmente in maniera difforme da quelle regole,
codificate da noi di appartenenza, allora si parla, i sociologi delle emozioni parlano di devianza emozionale. Ecco, Durkheim sosteneva che ogni comunità si basa appunto su un tessuto esperienziale comune che va rafforzato e riprodotto periodicamente attraverso riti emozionalmente intensi e coinvolgenti. Allora possiamo affermare che ogni comunità è più riferita al mondo emozionale che a quello istituzionale, anche se l'origine emozionale ed il peso dei legami affettivi, sentimentali, rende la comunità fortemente normative e istituzionalizzate. Tutti noi sappiamo quanto è più difficile trasgredire o spezzare legami affettivi che quelli istituzionali. Ecco, grazie anche a questa sua origine emozionale, in ogni forma di condivisione e di appartenenza si crea un soggetto collettivo, il noi. Questo noi esiste solo grazie appunto al condividere ed assume una sua identità e sacralità finendo col prescindere dai soggetti che lo hanno formato. Il noi si fa sostanza, si reifica e vive di vita propria, diventando vorace e minaccioso proprio verso gli individui che gli hanno dato vita. Così accade che si perde consapevolezza dell'origine di quel noi, della sua origine soggettiva, e il noi diviene oggettività, realtà ineludibile. A questa reificazione del noi non sfuggono neanche le comunità fondate sulla libera scelta, sul libero desiderio di condivisione di appartenenza. Pensate alla reificazione del noi, per esempio, appunto della coppia, oppure all'interno di un matrimonio, no? Non c'è stata costrizione, eppure questo noi diventa reificato. Non sempre, ma spesso. E quindi quando il noi è così reificato, ha perso nozione delle sue origini, diviene costrittivo, sovrasta gli individui, si trasforma in quella che Weber chiamerebbe appunto una gabbia d'acciaio. E da tempo, è luogo della condivisione, il noi diviene un noi fondamentalista, un noi contro gli altri, che esercita attraverso l'uso reiterato del pronome noi una forte e violenta costrizione simbolica. La produzione e riproduzione simbolica che rafforza ogni forma del noi ne rivela pienamente il suo fondamento emozionale e il suo potere sulle forme dell'immaginario. Un ruolo importante per il mondo emozionale e per l'immaginario in ogni forma e dimensione del noi è appunto costituita dal segreto. E qui arriviamo al punto. Molte forme del noi si basano proprio sul fatto che le persone coinvolte custodiscono insieme un segreto e fondano la loro ragione d'essere nell'esistenza di quel segreto e nella complicità che ne deriva. Esistono gruppi che hanno il segreto come loro forma esistenziale e l'esistenza di un segreto fa sì che bisogna necessariamente potersi fidare gli uni degli altri, rafforza il legame che tiene insieme noi. E questa fiducia nella reciproca segretezza diviene collante e sostegno non solo del segreto, ma del legame stesso. Ciò è particolarmente evidente in quelle associazioni segrete i cui membri non si nascondono ma tengono segreto il rapporto che li unisce, le loro frequentazioni e l'esistenza stessa di un noi segreto. Cioè parlo di quelle formazioni, associazioni che sono segrete, cioè non si sa neanche un nome, però come dire, i rispettivi membri hanno delle loro identità, non sono clandestini, è clandestina l'associazione. Oppure in quelle associazioni di cui si sa l'esistenza, ma restano segreti i membri che li compongono, come restano segreti lo scopo e i legami che li uniscono. Pensate per esempio alle associazioni di tipo mafioso o le logge massoniche. Tutti sappiamo che esistono, ma non sappiamo chi sono effettivamente i membri e le loro ritualità più segrete. Ma anche in quelle forme del noi che non richiederebbero alcuna segretezza, perché non ci sarebbe nulla da nascondere, si custodiscono dei segreti. Perché i segreti
creano e rafforzano i legami sociali, ne definiscono i confini e in particolare contribuiscono a creare un noi che conosce qualcosa che gli altri non sanno. Condividere dei segreti è uno dei modi di rafforzare e creare vicinanza, perché tutti coloro che lo condividono si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude coloro che non ne sono a conoscenza. Includere ed escludere al tempo stesso segna appunto il segreto di ambivalenza e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. Il segreto, indipendentemente dai suoi contenuti, e questo è importante, ci ritorneremo, è una forma di potere perché esclude chi non partecipa del segreto e include chi è in possesso di qualcosa, una conoscenza a cui altri devono rinunciare. Il solo fatto poi di essere esclusi da questo possesso rende il segreto un limite invalicabile, un confine che appunto distingue e chiude un noi. Inoltre, ciò che viene tenuto nascosto, per questo suo stesso essere celato, diviene qualcosa di valore. E qui devo rifarmi, come dire, a uno dei maggiori studiosi del segreto, che è appunto Georg Simmel, il quale appunto sostiene che è la forma della segretezza a dotare di valore il segreto e non il suo contenuto. Scrive infatti Simmel che l'importanza contenutistica del fatto celato svanisce completamente di fronte al fatto molto più rilevante che alcuni sanno e altri no. Tant'è che molto spesso si tratta di segreti assolutamente, come dire, che non avrebbero ragione di avere una segretezza. Però il fatto che esiste rende, come dire, particolare quell'appartenenza. Tant'è che si può persino fingere di avere un segreto. Si può esercitare il potere del segreto pur non avendo nulla da nascondere, non possedendone alcuno, soltanto fingendo di possederlo. Questo, per esempio, è un gioco che si fa fra i bambini, no? Di dire noi abbiamo un segreto e tu non lo sai. Spesso non è vero, però quello ha già formato, come dire, un piccolo noi che esercita immediatamente il suo potere di esclusione su chi non è ammesso a quel segreto. Perché vuol dire far parte di un'elite, di un gruppo segnato dal privilegio di condividere qualcosa e dal potere di tenerne fuori gli altri. I segreti possono essere vincolati da patti espliciti, come quelli che si stabiliscono fra amici. Promettimi che non lo dirai a nessuno, giura che, fra confidenti, fra militanti di uno stesso gruppo politico, fra i membri di una famiglia. I patti espliciti di segretezza spesso sono rafforzati da forme rituali, linguistiche, appunto come le promesse e i giuramenti, oppure da veri e propri riti di iniziazione. Un amico che confida un segreto ci chiede di non svelarlo, ci fa promettere di non svelarlo e si fida di questa promessa che è avvenuta appunto attraverso questa ritualità. Allora, in questo caso, come dire, dipende dal tipo di relazione piuttosto che dalla forma dell'impegno se poi questa promessa verrà mantenuta o meno. Ogni gruppo nel quale si entra a far parte richiede un impegno formale a non svelarne i segreti interni e il mancato rispetto di questo impegno prevede sanzioni e punizioni. E intorno ad ogni segreto esistono dei riti più o meno formalizzati. Naturalmente le ritualità sono diverse a seconda dei contesti, ma il loro contenuto e il significato simbolico sono simili. Le mafie, le logge massoniche, le associazioni clandestine, ma anche le bande, le gang giovanili, quindi come vedete stiamo parlando di cose molto diverse, identificano il noi e rafforzano il noi attraverso pratiche rituali segrete. Persino l'azienda o l'istituzione nelle quali lavoriamo ci può chiedere lealtà e segretezza senza richiedere rituali come i patti di sangue, mentre un gruppo religioso o politico o un'associazione segreta di gruppi criminali possono richiedere dei veri e propri riti di iniziazione che rafforzano questo vincolo di segretezza. Venir meno a questi patti, impliciti o espliciti, vuol dire mettersi immediatamente fuori dal noi. E quindi simbolicamente un gesto di rottura, un gesto di disconoscimento di quel noi stesso. Si possono tradire i segreti di un noi per ottenere dei vantaggi materiali
ed è questo il caso dei segreti militari, dei segreti industriali, professionali, la cui rivelazione non solo può essere venduta a caro prezzo nel senso proprio pecuniario, ma anche può essere ripagato invece con l'ammissione, con l'affiliazione ad un gruppo nemico, a un gruppo ostile o comunque concorrente. Cioè il passaggio da un noi a un altro noi molto spesso è segnato proprio trasportando un segreto da una parte all'altra. Il passaggio infatti da una cerchia sociale ad un'altra e da un gruppo ad un altro, anche da un noi ad un altro, può richiedere esplicitamente e implicitamente lo svelamento di un segreto come prova di coinvolgimento nel nuovo gruppo. Quanto più sono rilevanti i rituali e i simboli e quanta più segretezza esiste, tanto più sarà difficile uscire da quella comunità, proprio perché può comportare dei costi emozionali altissimi. Ma anche perché quando il noi è fortemente sacralizzato, ogni abbandono è vissuto come un tradimento e può essere punito anche con la morte. Ciò che viene stigmatizzato e punito è l'abbandono appunto di quelle credenze, abitudini e riti comuni. Il fatto solo di immaginare un mondo altrove, no? Come recita Coriolano, un osare pensare al fuori di noi, già è vissuto come una rottura di quel patto segreto. Fra l'altro, come dire, anche questo c'è un aneddoto molto carino, nel senso che non so se voi sapete che anche Wittgenstein, il filosofo, che faceva parte di un circolo molto elitario, il quale aveva, come dire, dei suoi rituali segreti, che era il circolo appunto dei filosofi di Oxford, venne espulso perché aveva rivelato dei segreti assolutamente, come dire, innocenti di quello stesso gruppo, perché appunto era sacralizzata la segretezza delle loro riunioni e non erano mica dei cospiratori. Sì, alcuni poi diventarono delle spie, ma quella è un'altra storia. Allora, solo gli appartenenti ad un noi possono stabilire cosa va comunicato e condiviso con chi ne è fuori, proprio perché l'esistenza stessa del segreto, la forma stessa del segreto che include ed esclude. Allora, in che modo abbiamo usato finora questa nozione del segreto? L'abbiamo usata in un senso molto lato, come avete visto. Cioè, l'abbiamo esteso a forme di condivisione di esperienze, di conoscenze, di usi che altri non hanno, oppure a cui altri non attribuiscono lo stesso significato. Di informazioni particolari che hanno un valore speciale per un certo numero di persone e quindi crea una forma di relazione tutta particolare, ovvero un noi. Ad esempio, quando parliamo di comunità artistiche, accademiche, scientifiche, a cosa si fa riferimento? Spesso, come dire, si fa riferimento a gruppi di potere, però andiamo un po' dietro a questo. Si fa riferimento a comunità basate sulla condivisione di linguaggi, di significati, di usi, comportamenti, su espressioni simboliche il cui vero significato è noto solo a chi fa parte di quella comunità. Come si può intuire? Non c'è un fatto, un vero segreto da nascondere, ma piuttosto un mondo di significati, comprensivo e significante, solo per chi è ammesso in quella comunità. La segretezza è quindi funzionale appunto a questa esclusione ed inclusione. Le informazioni condivise formano un noi che attribuisce e distingue sfumature, interpretazioni a quella informazione. Ad esempio, prendete i simboli. Il simbolo di una bandiera, di una nazione o di una comunità ha un significato particolare per chi appartiene alla comunità che quella bandiera rappresenta e un significato diverso per chi è fuori quella comunità. Così come gli oggetti possono non avere alcun significato per alcuni, ma essere simbolicamente rilevanti, sacri, per i membri di un noi o di una comunità. E qui per sacro intendo, appunto nell'accezione durkheimiana, ciò che segna appartenenza e sacralità
all'appartenenza stessa e agli individui che la compongono. Quindi gli oggetti investiti di questa sacralità sono sacri non perché segreti, ma perché è segreto il loro significato simbolico, non condiviso con altri che non appartengono alla comunità. E questo significato assume una valenza simbolica forte perché è intriso appunto di emozioni, sentimenti, divenuti tradizione e trasformatisi in oggetti sacri e rituali. Questo rende molto spesso impermeabili ed impenetrabili quei noi che hanno un grosso patrimonio rituale e simbolico, perché l'accesso ai suoi significati profondi passa attraverso esperienze emozionali condivise da più generazioni e trasmesse attraverso l'esperienza. Quindi il significato emozionale e simbolico di un noi si apprende attraverso i rituali di iniziazione, attraverso varie forme di socializzazione. Ora, sembra un'affermazione strana fatta da una sociologa, fra l'altro una sociologa della cultura come sono io, però ritengo che certamente gli antropologi, i sociologi possono decodificare significati e rituali, ma non arriveranno mai a sentirli come gli appartenenti a questo o a quel noi. Ciò che commuove o indigna, ciò che rattrista o rallegra una comunità e tutti i significati simbolici che tengono insieme quella comunità resta segreto di quel noi. Più antica nel tempo è una comunità e più è consolidata e meno è possibile entrare ed uscire da quel noi. Vincoli forti, identità forti di un gruppo e di un noi ne rendono difficili l'accesso e l'uscita. Ora, più volte ho già nominato più di una volta la parola confine, cioè che ogni noi ha un confine. Però questi confini dei noi e delle comunità non sono dei confini stabili, ma dipendono ovviamente dalle situazioni storiche. Tutti sappiamo che un pericolo esterno, reale o immaginario fa rafforzare i confini dei noi e tende ad espellere chi non appartiene a quel noi, idealizzato e sacralizzato, chi non vi appartiene per sangue o per lontani e solidi radicamenti. Provo a fare alcuni esempi in cui ancora una volta mi aiuterà la letteratura. I palestinesi residenti in Israele sono formalmente accettati come parte del noi che vive a Tel Aviv o a Gerusalemme. Ma quando un evento drammatico avviene, e ahimè avviene spesso, i palestinesi vengono espulsi dal noi, o fisicamente allontanati, oppure emarginati e sospettati, e quindi simbolicamente estromessi dal noi formato dai cittadini a pieno titolo di Israele. Voglio ricordare a questo proposito il bel romanzo di Asmin Kadra, che forse qualcuno di voi ha letto, L'attentatrice, in cui appunto si narra la vicenda di un giovane medico palestinese, stimato e radicato nella comunità di Tel Aviv, ma che dopo un tremendo attentato si vede guardato con sospetto e sente di non far parte più di quel noi. Ancora un esempio, ce lo fornisce un altro romanzo, Il fondamentalista riluttante di Hamid Mohin, che narra di un giovane arabo cresciuto e radicato negli Stati Uniti, di cui si sente parte, ma si sente parte fino all'11 settembre. Dopo l'attentato dell'11 settembre, si accorge di essere percepito come un corpo estraneo di quello che credeva essere il suo noi, il noi americano, fino a sentirsi costretto a rifugiarsi nel suo noi più antico e a diventare appunto un fondamentalista riluttante. Quindi tutte le volte che un noi stringe i suoi confini appiattisce anche l'altro a rientrare, come dire, nei ranghi di un altro noi. In questo caso, nel caso appunto che facevo ultimo, questo dell'arabo che viveva negli Stati Uniti, abbiamo due diversi noi che si percepiscono in pericolo e quindi non sono più permesse le doppie appartenenze, le appartenenze a più noi, ma si è costretti a scegliere, a chiudersi in un solo ed esclusivo noi.
Tutti voi ricordate i campi di concentramento in cui vennero rinchiusi tutti i giapponesi che risiedevano in America dopo Pearl Harbor, senza dimenticare il dramma dei milioni di ebrei che si sentivano cittadini tedeschi, costretti ad abbandonare il noi Germania, non solo fisicamente la Germania, ma quel noi simbolico a cui credevano di appartenere. Quando un noi si stringe e si chiude in se stesso, tende a produrre mostri, come appunto i capri espiatori nei quali si riversavano tutte le colpe. E i campi di concentramento, le misure di pulizia eccezionali, la sospensione dei diritti e dei principi democratici sono la versione moderna, razionalizzata e tecnologica dei riti di purificazione che le antiche comunità operavano proprio attraverso il sacrificio del capretto. Quando noi ha bisogno di rafforzare la propria identità, deve necessariamente passare attraverso i riti di purificazione e deve richiamare le sue origini segrete, rivendicare la propria essenzialità e quindi non può più tollerare alcuna contaminazione. E questo, l'esempio più drammatico, l'abbiamo avuto abbastanza recentemente, appunto con quanto è avvenuto nella ex Jugoslavia, quando il grande noi frutto di un artificio politico si è frantumato in tanti noi, nemici l'uno dell'altro, e le contrapposizioni fra questi diversi noi venivano nutrite, rinforzando o addirittura inventando tradizioni, segreti, rivendicando le appartenenze di sangue e di religione, dando vita così a riti di purificazione che sono stati dei veri massacri compiuti da ognuno di questi noi sugli altri noi. Ma anche i noi più apparentemente fluidi ed aperti tendono a chiudersi, a delimitare i propri confini lì dove l'altro è percepito come minaccia. In questi casi il noi assume un significato molto ambivalente e i suoi confini sono incerti, o meglio, quali siano i suoi confini e i suoi fondamenti resta un segreto, che è condiviso solo da chi ha nominato per primo quel noi. Anche in questo caso voglio fare un riferimento letterario e voglio fare un riferimento letterario di un'opera che certamente la maggior parte di voi conosce, ovvero voglio citare Il Mercante di Venezia, che fra l'altro, come dire, è un testo visitatissimo da tutta, come dire, la scienza giuridica, proprio perché pone, come dire, dei problemi non indifferenti. Ecco, che cosa vediamo che succede nel Mercante di Venezia? Ovviamente non sto a ripetervi tutta la storia. Di fatto noi abbiamo un noi cosmopolita, fluido, che sono tutti quelli che lavorano nel grande mercato di Venezia e che formano questo grande noi variegato, che è il noi mercanti di Venezia. Però attenzione, anche questo noi fluido ha i suoi riti, le sue norme, le sue pratiche sacre, e sacri sono infatti i patti stipulati fra i mercanti sotto il ponte di Rialto. Cioè, tutto quello che veniva pattuito oralmente, soltanto con una stretta di mano sotto il ponte di Rialto, aveva valore di un patto inderogabile. E a questa sacralità e a questo patto che appunto si appellerà a Shylock, ritenendosi parte legittima del noi mercante di Venezia. E a questa sacralità rimanda la sua ostinazione a pretendere da Antonio una libra della sua carne pattuita appunto sotto il ponte di Rialto. C'era stato questo patto quindi andava rispettato. Ma attenzione, oltre il noi mercante di Venezia esiste un altro noi, al tempo stesso più ampio ma più selettivo e più selezionato, un noi che comprende esclusivamente i cittadini di Venezia. Quindi abbiamo il noi di tutti quelli che commerciamo, tutti i mercanti che sono a Venezia, ma c'è il noi cittadini di Venezia, cui per l'appunto Shylock non appartiene, ma
cosa ancora più importante per il discorso che stiamo facendo, non sa di non appartenere. Shylock crede ingenuamente di far parte della cittadinanza di Venezia. Allora tutta l'arringa finale di Porzia in difesa di Antonio per impedire appunto che gli venga tagliato un pezzo di carne e che porterà poi all'espropriazione di tutti i beni di Shylock e al suo esilio, si basa proprio sulla contrapposizione fra questi due noi, il noi mercanti di Venezia, a cui appartengono Shylock e Antonio, e il noi cittadini di Venezia, a cui appartiene solo Antonio. Shylock non può pretendere una libra di carne da Antonio senza versarne il sangue e senza attentare alla sua vita. E attentare alla vita di un cittadino veneziano è un grave delitto. Shylock apprende così improvvisamente dell'esistenza di un altro noi che lo esclude e dell'esistenza di leggi, norme a lui sconosciute. Porzia sa cose che lui non sa. Lui non sapeva questo. È alla conoscenza condivisione di norme note e valide solo per chi appartiene a noi cittadini di Venezia, più che all'abilità forense o alla retorica, che Porzia dovrà la sua vittoria nei confronti di Shylock. Shylock e Antonio quindi non sono più individui liberi di mercanteggiare e patteggiare, perché nel momento di contraddizione vengono ambedue schiacciati sulle reciproche appartenenze, confinati nei rispettivi noi. L'uno, improvvisamente, da mercante di Venezia, è schiacciato nel noi, in quello degli ebrei, e l'altro in quello dei cittadini di Venezia. Le individualità sono scomparse nel noi. Allora viene da chiedersi un altro punto importante. E quali sono e quali possono essere i possibili rapporti fra gli individui singoli e noi? Fra il segreto che tiene unito il noi e la segretezza e i segreti a cui tutti gli io hanno diritto. Leggerò un breve passo di un altro romanzo che ci aiuterà ad andare avanti in questa lettura. Non sono un'attrice, ma ci provo. Nessuno è uno, ma uno dei. Ecco, ora i due piatti della bilancia, su di uno un grammo, sull'altro una tonnellata. Su uno io, sull'altro noi, lo stato unico. Non è forse lo stesso ammettere che il grammo equivale ad una tonnellata? L'affermazione che l'io può godere di certi diritti nei confronti dello Stato? Da ciò la distinzione, alla tonnellata i diritti, al grammo i doveri. La sola via dalla nullità alla grandezza sta nel dimenticare che si è un grammo per sentirsi la milionesima parte di una tonnellata. Questo brano è tratto da un grandioso romanzo intitolato Noi, romanzo scritto da Zamiatin nel 1920 e che anticipa le distopie di Huxley e di Orwell e narra di una società delimitata da un muro verde, governata dallo Stato unico per mano di un gran benefattore, e in cui, attenzione, le case sono costruite con muri trasparenti. Quindi abbiamo da una parte, come dire, questo Stato unico che fonda il suo potere su pratiche misteriose e su un perché misterioso, su un come misterioso, e che però nello stesso tempo ha eliminato ogni segretezza nelle vite individuali. Quindi ciò che interessa per il nostro tema non è tanto la denuncia dello Stato totalitario, che pure è forte nel romanzo di Zamiatin, ma ciò che questo romanzo ci dice sul rapporto io-noi, sul rapporto fra il segreto del potere e l'eliminazione della segretezza degli individui.
Le comunità e le visioni ideologiche comunitariste si basano sempre su promesse di felicità, di protezione degli individui da loro stessi. Il noi in questo caso funziona come un anestetico, da ansiolitico, in quanto annullamento rassicurante dell'individualità nella collettività. Lo Stato unico regge il suo potere su questa promessa e garanzia di felicità perseguibile solo con la soppressione di ogni fantasia e di ogni segreto individuale. Lo Stato unico garantisce la felicità. Tutto ciò viene messo in discussione da una donna, I, che affascinerà l'ingegnere costruttore di un mirabolante aerospaziale che deve appunto celebrare un anniversario importante dello Stato unico, perché a questo noi dello Stato unico la donna opporrà un altro noi, quello segreto dei cospiratori. Al noi dello Stato I oppone un noi intriso di emozioni e di ansie e di segreti, il noi dell'amore fra lei e l'ingegnere, ma anche il noi dei ribelli. L'ingegnere così scopre, come dire, un'altra possibilità di vita, un'altra modalità, e scopre soprattutto di volere avere dei segreti, di volere mantenere una sua segretezza. Ma nello Stato unico, fantasia, individualità, segretezza sono considerate malattie gravi che vanno estirpate chirurgicamente perché turbano l'entropia, mettono in movimento desideri e quindi cambiamenti. L'ingegnere verrà quindi sottoposto a un'operazione che gli assicurerà tranquillità e felicità in una perfetta fusionalità nel noi dello Stato unico e non ci sarà più distinzione fra io e noi. Leggo ancora un brevissimo brano di Zamiati. Correte, correte lì, vi cureranno, vi nutriranno di felicità fino alla sazietà e voi sazi riposerete tranquillamente. Siete veramente ridicoli a non capire che vi si vuole liberare da tutti i punti interrogativi che si contorcono in voi come vermi e vi rodono tormentosamente. Fermatemi un attimo e ascoltatemi. Correte lì, alla grande operazione. Quindi il sogno di I e dei nemici dello Stato unico è quello di far convivere individualità e collettività, io e noi, appartenenza e libertà. È il sogno di uno spazio di reciprocità dove identità sociale e identità individuale non coincidano necessariamente. Uno spazio in cui l'agire con non è contrapposto all'affermazione della propria irriducibile singolarità. Ed è questa la sfida che ci lancia il testo di Zamiatin, che fra l'altro è appena stato ripubblicato e vi raccomando caldamente la lettura. Ecco, questa è la sfida che ci lancia Zamiatin ed è questa la domanda che ci poniamo. Esistono forme possibili del noi, forme dell'essere insieme, che ci sia spazio per la libertà e per gli individui, un noi che sia al tempo stesso trasparente perché viene risignificato continuamente che però lascia ognuno lo spazio della propria segretezza? Pensarsi oltre il noi, oltrepassare questi confini, fa parte della libertà individuale. Quando non riusciamo neanche a immaginare la propria esistenza fuori dal noi, ogni individualità è annientata, non c'è più capacità né di giudizio, né di scelta né di segreti. Allora forse dobbiamo ripensare a un noi come un pronome polisemico, distaccarlo dal suo significato di noi contro voi, noi contro loro, disancorarlo dal suo significato positivo e reimparare il significato del noi come noi tutti. Noi tutti delinea forme di appartenenza che possono essere universalistiche. Noi il genere umano, noi tutto ciò che popola la Terra. Nota, volevo dire che c'è in alcune lingue, in particolare in vietnamita, esistono due parole diverse per significare questi diversi noi. Uno è il noi contro gli altri e l'altro è noi tutti. E quindi anche questo, come dire, mi sembra una nota interessante. Allora, quali possono essere oggi le forme virtuose di questi noi? Io ho provato a immaginare
un'utopia forse, delle forme del noi che siano mobili e temporanee, che siano scelte, non definite una volta per tutte, costruite continuamente insieme. E quindi penso a forme di noi capaci di includere e non di escludere. Però forse per immaginare questo noi dobbiamo anche pensare ad una individualità diversa, a un'individualità che è gelosa di sé e appassionata dell'altro contemporaneamente. A questo scopo, io quindi credo che sia utile ripensare alla nozione dell'individualità di Simmel, di cui forse avete letto una frase, comunque la ripeteremo, che appunto mette al centro un individuo che è un crocevia di incontri, relazioni, che è fatto della propria storia, che è sempre anche storia degli altri. Un essere intrecciato in una lunga serie orizzontale e verticale di generazioni storicamente collegato e condizionato. Questa individualizzazione non coincide con l'egoismo perché è basata sull'uomo nella sua interezza, che è fatto di relazionalità e diviene etica della responsabilità. La frase che, non so, eccola lì. L'individuo è l'uomo intero, non ciò che rimane quando da questo si toglie ciò che condivide con gli altri. Quindi sono le esperienze concrete di condivisione che sono esse stesse generative di forme di responsabilità e di cura. Nel momento in cui non è più possibile pensare appunto a delle norme che siano cogenti per tutti, bisognerà allora cercare quali sono le pratiche sociali e quali interazioni possono produrre e riannodare legami sociali. Questi legami non possono essere stessi che mobili, ridefinibili, basati appunto sull'interdipendenza. E il fatto che siano, come dire, brevi, temporali, fluidi, non è certamente, come dire, non è mina la base. Perché penso che l'esperienza dell'essere con l'altro diviene precondizione, è una precondizione per la formazione dei legami sociali, ma anche il prodotto di questi stessi legami. Cioè, voglio sottolineare che l'abitudine dell'essere con l'altro si apprende facendo, interagendo, sino a quando l'essere con l'altro diviene parte essenziale della nostra vita. Basti guardare, io su questo ho fatto molta ricerca, per chi abbia assaporato il gusto dell'altro e della condivisione, cioè chi ha fatto parte, ha fatto delle cose con gli altri, sia spesso poi impossibile restare a specchiarsi in solitudine e resistere al richiamo di nuove pratiche associative. L'esperienza di forme mobili, quindi dell'essere con l'altro, piuttosto che rafforzare una cultura della flessibilità o della liquidità, mi sembra invece che possa funzionare come una forma di apprendimento morale, come educazione sentimentale. Quanto più si moltiplicano le forme di appartenenza, tanto più si moltiplicano gli individui diversi da noi di cui facciamo esperienza. E quanto più facciamo esperienza di queste forme di interdipendenza leggere, tanto più contribuiamo a formare il legame sociale, il noi. Per concludere, mi pare dunque che sia possibile riannodare legami sociali solo attraverso pratiche esistenziali, solo se questi legami si fanno leggeri e rispettosi delle individualità che li compongono. E quindi a questi legami che sono leggeri, ma che tengono insieme, ma non fanno male ai polsi, che dobbiamo guardare senza farci spaventare dalla loro leggerezza. Tutti abbiamo bisogno di essere e sentirci noi, ma vogliamo sceglierli questi noi ogni giorno. Grazie.